Buonasera a tutti e benvenuti a questo importante incontro che abbiamo organizzato per illustrare quello che è l'ISER, che riguarda principalmente i progetti integrati per lo sviluppo locale. Si sente? E cari amici presenti, è per me un'occasione importantissima trovarci questa sera nella struttura delle Terme Sibarite a parlare appunto dei piani integrati di sviluppo locale. Questo strumento, che è voluto dalla Regione Calabria, ha una grande importanza per come riesce a catalizzare la peculiarità dei territori e valorizzarla. Ma prima di addentrarmi in modo abbastanza breve nell'argomento di questa sera, mi dovete consentire di salutare e ringraziare per la presenza innanzitutto l'onorevole Gianluca Gallo, che è consigliere regionale, che ha fortemente sostenuto anche all'ingegnere Zino, che purtroppo non è qui per altri, ha avuto altre problematiche, quindi dicevo un ringraziamento va al consigliere Gallo, che ha fortemente sostenuto con l'allora amministrazione comunale il valore del partenariato tra comuni, tra enti e società che sono presenti sul territorio, al fine di catalizzare le migliori idee ed energie che sono presenti. È stato quello dell'onorevole Gallo un lavoro incessante al servizio della comunità, che è stato condotto con grande intuizione di fondo, che è quella che è la ricchezza del nostro territorio. Penso che la capacità del politico sia quella di capire le vocazioni e i bisogni della propria terra e, partendo da queste, attuare azioni concreti, ed il finanziamento ottenuto nella piena manifestazione. Io conosco la filosofia che regge la progettazione alla base dei PISL, poiché l'ho seguita da amministratore del comune di Cassano. Si è provveduto nel corso, in quel periodo, ad analizzare a fondo quelli che sono le nostre peculiarità ed attrarre da queste le idee importanti di sviluppo, ed è per questo che il ruolo importante giocano in questi piani anche le Terme Sibarite, che mi onoro di amministrare. Al di là di quanto sia stato detto, la scorsa amministrazione comunale ha un grande merito, che con il recepimento di questo finanziamento, che è impossibile non riconoscere, e penso che sia stata dimostrata con questa progettazione una grande capacità e progettualità a servizio della comunità amministrata, e continueremo a batterci perché quando è stato fatto sia portato a termine per come è stato progettato. Un ringraziamento e un saluto affettuoso va all'onorevole Giacomo Mangini, che ancora una volta è presente sul nostro territorio, assessore al bilancio e programmazione della Regione Calabria, che con grande competenza e professionalità sta dando un notevole contributo alla risoluzione dei problemi della Calabria in un momento di forte crisi economica che attanaglia l'intero paese. Un grande merito all'onorevole Mangini anche nella programmazione dei PISL, che da politico serio si è recato sui territori sia prima dell'emanazione del bando, onde raccogliere le istanze provenienti dal basso, e sia nel momento attuale per rendersi conto del lavoro effettuato e programmato. Un'occasione, quella dei PISL, che può contribuire, a mio avviso, al rilancio dell'intera area della Sibaritide, considerando che la corretta e lungimirante programmazione operata insieme alla Regione Calabria è riuscita come non mai a creare una sinergia di azioni tra i comuni dell'intero territorio, allo scopo appunto di unire gli intenti e le forze per un concreto sviluppo. La Regione quindi ha riservato grande attenzione all'intera area della Sibaritide, finanziando sia interventi a carattere
comunale che comprensoriale, al fine di creare una rete che tenga insieme le varie peculiarità. Il plauso pertanto va alla Regione Calabria che in un periodo di grave crisi a tutti i livelli è riuscita seriamente a vagliare una serie di progetti di sviluppo conformi alle esigenze e alle caratteristiche specifiche locali e a permettere così di ottenere considerevoli finanziamenti comunitari elargiti in modo oculato e puntuale. Non è stato sicuramente facile creare dei bandi che potessero essere recepiti in modo così ampio dai comuni della Calabria e che nello stesso tempo ne incentivassero la potenzialità aggregative passando per i loro punti di forza storico, architettonici e ambientali. È questo sintomo che la Regione Calabria ha cambiato il modo di fare politica ed amministrazione. L'intervento pubblico non è solo destinato ad elargire fondi fine a se stesse, ma ad usare l'investimento come meccanismo economico di sviluppo sociale e culturale. Queste sono le premesse, sta a tutti gli attori in campo procedere con forza per dare sempre maggiore impulso e sviluppo all'intera area della Sibaritide. Bene, io ho concluso il mio breve introduzione prima di dare la parola all'ingegnere Jacobini che ha seguito quando era assessore all'urbanistico del comune di Cassano, che ha curato insieme agli altri sindaci e del territorio, che voglio ringraziare per la presenza, il sindaco di Rocca Imperiale, il dottor Di Leo, quello di Monte Giordana, il sindaco di Nocara e di Castroreggio, di Alessandria del Carretto, a Mentolara, il sindaco di Villapiana, di Albidone, di Francavilla e di Cerchiara e di Cassano all'Oione, che è rappresentato dall'ingegner Franco Tufaro, assessore ai lavori pubblici, e dal sindaco di Platici che è rappresentato dal delegato Sandoro. Do la parola subito all'ingegnere Jacobini per un breve intervento. Buonasera a tutti, si sente la pietra? Cercherò di fare un intervento molto rapido, non so se là in fondo si riesce a sentire, va bene? Allora, prima di iniziare il mio intervento un pochino più nello specifico di quello che è il PIS di cui stasera stiamo parlando, che è il simbolo di terra d'incanto, mare, natura e cultura, volevo salutare, fare un breve ringraziamento, un saluto al tavolo di presidenza. Ringrazio Mimmo Lione che tra l'altro è presidente delle Terme Sibarite, che è la struttura che ci sta ospitando questa sera, e per aver voluto fortemente questo convegno qua su questi pisi. Poi saluto l'onorevole Gallo, che è il vero ideatore di questo piso allargato a 17 comuni. Io ricordo che quando stava per uscire il bando sui pisi, potevamo all'epoca pensare di farcelo all'interno del nostro ambito, dell'ambito 58, quindi con i comuni soltanto di Francavilla e di Trebisacce. Però proprio nello spirito di cercare di allargare gli orizzonti, di pensare in termini di area vasta, di pensare quindi a uno sviluppo dell'intero comprensorio dell'Alto Ionio, si è voluto quindi perseguire questa idea molto innovativa che oggi sta dando i primi frutti. Ringrazio tutti i sindaci presenti che hanno accolto da subito questa proposta, perché non è stato facile poi rinunciare a mettere da parte il proprio campanile per mettere a disposizione il proprio territorio, per pensare magari rinunciare al proprio intervento infrastrutturale per poi pensare a una forma di sviluppo più diffuso dell'intero territorio. È stato un sacrificio, oggi iniziamo a vedere i primi frutti anche in questo senso. Poi volevo ringraziare e ricordare tutti i partners che hanno aderito all'iniziativa. Noi abbiamo creato un partenariato che ha visto, ad esempio solo per il PIS che riguarda il turismo, oltre ai 17 comuni, anche altri enti, tra cui ad esempio la Confartigianato di Cosenza, la Confcommercio, il Cotai, le Terme Sibarite, il Sindacato Italiano Balneare, il Confesercenti, il Gruppo Escursionistico Avventurieri del Sud e il CNA di Cosenza.
ma molti altri partner hanno partecipato nel partenariato, scusate il giro di parole, degli altri isole che abbiamo presentato, che tra l'altro anche quelli sono risultati vincitori. Ricordo ad esempio il PISO, quello di qualità della vita, che vede il comune di Rosetto come capofila, mentre per quanto riguarda i borghi di eccellenza al momento non siamo finanziati, poi non so se l'assessore Mancini magari ci potrà dare una speranza, perché siamo tra i primi, siamo in testa ai non finanziati, quindi potrebbe esserci magari, non lo so, un po' di spazio, poi magari ci darà qualcosa. Non ho notizie invece sugli altri pisi, quello dello spopolamento e quello delle minoranze linguistiche, forse ancora non sono usciti. Volevo inoltre ringraziare anche tutti i cittadini che hanno partecipato alla manifestazione dei pisi, perché sin da subito sono stati molti quelli che hanno presentato la propria manifestazione di interesse, quindi il proprio interesse a partecipare ai PISL, quindi per vedere realizzato questo strumento che è molto innovativo, perché oltre a prevedere una serie di interventi infrastrutturali, all'interno dei PISL sono previsti anche degli incentivi per le imprese e per i privati, il cosiddetto regime d'aiuto. Ma ovviamente occorre ringraziare colui che ha ideato questo bando sui PIS, che è l'assessore regionale, l'onorevole Giacomo Mancini, che ha fatto in modo che una programmazione che doveva essere in qualche modo secondaria, perché sappiamo che la maggior parte dei fondi destinati alle città non è sicuramente inserita all'interno dei PIS, ma va nell'altro filone, che è quello sui PIS, che diciamo la fa da padrone per quanto riguarda i finanziamenti sulle città. L'assessore Mancini invece è riuscito a mettere insieme tutta una serie di linee di finanziamento ed è riuscito a creare questo bando di PIS, che a quanto dalle notizie in mio possesso, poi non so se sicuramente corrisponderà a quello, è il finanziamento più grosso che la regione Calabria ha messo a disposizione durante tutta la sua storia. Sono stati messi a disposizione nei PIS, sono stati trovati nelle diverse misure ben 407 milioni di euro, di cui 144 milioni sono stati destinati alla provincia di Cosenza. Per quanto riguarda, ritornando quindi all'idea del nostro PIS, Sibba di Stella d'Incanto, l'idea forza che ci tiene, che ci ha tenuto uniti, magari ve la riprendo così, in modo tale da poter mettere subito a fuoco l'oggetto del finanziamento di questo PIS. Si tratta infatti dell'idea forza del PIS, mira a consolidare e qualificare il sistema turistico locale, caratterizzando l'immagine, la riconoscibilità e la fruibilità attraverso la messa in valore del patrimonio archeologico, storico, culturale e naturale esistente, promuovendo l'integrazione sistemica dei soggetti territoriali rilevanti, nonché delle risorse mobili e immobili locali, sostenendo il deciso rafforzamento e miglioramento delle infrastrutture e dei servizi turistici. Ma quello che è ancora di più forte, quello che ci ha tenuto uniti, è proprio questa idea di voler pensare in termini di territorio e non solo a livello di singolo campanile. Per quanto riguarda il PIS, noi l'avevamo concepito in diverse misure, in particolare erano state previste 13 linee di finanziamento, la maggior parte delle quali sono state finanziate. Noi avevamo previsto un finanziamento con risorse pubbliche di 13,3 milioni, dalla graduatoria che è uscita, insomma, il finanziamento ha avuto una leggera rematura a 9,350 milioni. Comunque è stato un ottimo risultato, forse nell'Alto Ionio è il più grande risultato, che il più grande finanziamento che ci sia mai stato, se escludiamo ovviamente le grandi opere pubbliche che nel corso degli anni sono state, quelle opere pubbliche che sono state destinate nel corso degli anni. Per ognuna di queste linee di finanziamento, erano 13 ma qualcuna è stata tagliata, che si dividono in infrastrutture, regime d'aiuto e servizi, per ognuna di queste misure all'interno del bando era previsto un allegato 4 che va a esplicitare nel dettaglio cosa si può fare, cosa è possibile realizzare, concretizzare all'interno di ogni misura. Ad esempio, per la misura 5.111
perché dove tra l'altro è previsto, abbiamo avuto un regime di aiuto, finanziamento del regime di aiuto di ben 1 milione di euro, è possibile ad esempio realizzare delle azioni di marketing territoriale, promozione di marchi d'area e certificazione ambientale delle imprese, servizi di fruizione culturale, turistica e ricreativa delle risorse naturalistiche collegate e integrate agli interventi di conservazione e valorizzazione, oppure anche interventi tipo recupero di strutture non utilizzate con caratteristiche legate alle tradizioni o alla storia del territorio, per la realizzazione di centri di visita, punti di formazione e piccole strutture ricettive. Do la parola all'onorevole Gallo. Amici, buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento che come Regione Calabria, anche assessorato alla programmazione comunitaria, guidato da onorevole Giacomo Mancini, abbiamo fortemente voluto in questo territorio. Ringraziamento va all'ospite, che è l'onorevole assessore Giacomo Mancini, assessore alla programmazione, che con entusiasmo ha raccolto il nostro invito ad essere qui presente stasera a Cassano. Un ringraziamento va ai sindaci, agli assessori, agli amministratori comunali in genere che sono qui stasera con noi ad impreziosire, perché saranno da oggi in poi, lo sono stati già nella fase di progettazione, ma lo saranno ancora di più nella fase di esecuzione, i protagonisti dell'attuazione di questo PISL. Saluto va a tutti voi che numerosissimi siete presenti a questo nostro appuntamento. Io credo che noi avessimo l'esigenza, Giacomo, di comunicare come regione che in quest'area non è successo un cataclisma, proprio a proposito dei terremoti, ma che in quest'area la Regione Calabria, attraverso l'opera del presidente Scopelliti, attraverso l'opera dell'assessore Mancini e attraverso anche la mediazione dei comuni e dei rappresentanti istituzionali che operano su questo territorio, me compreso, che l'anno scorso ero anche il sindaco di Cassano, eroga alla nostra area qualcosa come quasi 15 milioni di euro che aumenteranno, perché oltre che le erogazioni ai comuni, che sono già cospicue e superano di gran lunga i 10 milioni di euro, ci sono altri 3 milioni 750 mila che saranno erogati agli imprenditori turistici, in particolare stiamo parlando di PIS Turismo, Sibari e Serra d'Incanto, che è uno dei PIS finanziati, e qui colgo l'occasione per salutare Natale Falsetta, presidente del COTAI, nonché operatore turistico, insieme agli altri operatori e imprenditori turistici che sono qui stasera e che saranno, come lo sono stati nella fase iniziale di partenariato, altrettanto attori protagonisti, perché loro investiranno le loro risorse che, unite alle risorse della comunità europea della Regione Calabria, riusciranno a dare occasioni ulteriori di sviluppo a quest'area che dovrà puntare necessariamente su turismo e su altri punti di forza per la propria sopravvivenza nei prossimi anni e nei prossimi decenni. Questa è una vittoria politica per questo territorio. Perché è una vittoria politica? Io ringrazio l'assessore Jacobini che ha partecipato lo scorso anno, dall'assessore all'urbanistica, insieme all'ingegnere Oriolo che era responsabile del settore dei lavori pubblici, e insieme a Mimmo che era assessore ai lavori pubblici, e insieme a tutti i consiglieri comunali che hanno dato un aiuto come comune di Cassano, ma lo hanno fatto credo in tutti i comuni protagonisti in quest'area. Diceva Ivan, lo scorso anno noi avremmo potuto come comune di Cassano realizzare un progetto come ambito 58, avremmo coinvolto Francavilla e Trebisacce. Io saluto i sindaci in particolare, perché in questo momento sono i sindaci, Giacomo, esclusi dai finanziamenti, ma solo in questo momento, perché io ti chiedo ufficialmente, così come l'abbiamo fatto, diciamo, nei nostri pourparlers stasera, di fare in modo, attraverso l'attuazione, di includere anche i comuni di Trebisaccio e Francavilla nell'azione di finanziamento della regione, che ha ricompreso tutti i comuni,
Ebbene, avremmo voluto operare come ambiti, abbiamo deciso, tra l'altro anche non con il favore della struttura tecnica della regione, col favore sì dell'assessore ma non della struttura tecnica della regione in quella fase, abbiamo deciso di metterci tutti insieme e di operare con grande intelligenza, partecipando a più progetti. Abbiamo partecipato al PIS Turismo, abbiamo partecipato al PIS Qualità della Vita, che è altrettanto finanziato, al PIS Borghi di Eccellenza e al PIS Spopolamento, entrando tutti e 17 i comuni nei progetti, ma avendo anche la capacità e l'intelligenza in determinati progetti, ciascun comune di fare un passo indietro e di essere soltanto partner degli altri comuni. In una Calabria che ha dei limiti, tra i limiti la conflittualità dei suoi abitanti e anche delle sue istituzioni, nella Calabria dei campanilismi, io credo che la grande vittoria politica raggiunta lo scorso anno e giustamente premiata dalla Regione Calabria, perché oltre la progettualità è stata premiata anche l'aggregazione politico-sociale del nostro territorio, beh, sia proprio questa. Ed è questo quello che è giusto, che noi comunichiamo come istituzione di questo territorio alla gente che su questo territorio vive ed opera. Un piccolo messaggio di speranza: non si cambierà la vita di nessuno, sicuramente, ma in un momento in cui le istituzioni sono guardate con grande sfiducia, con grande sfavore, l'esempio della Sicilia è di qualche giorno fa, beh, noi abbiamo cercato di dare un minimo di risposta. Un minimo di risposta che sarà, poi si realizzerà attraverso interventi di natura materiale nei vari comuni e anche attraverso interventi immateriali di sostegno alle imprese e di sostegno ai servizi turistici di quest'area. Beh, io credo che questo sia il messaggio che stasera vogliamo rilanciare. Ringrazio i sindaci per la presenza, ringrazio gli amministratori, ringrazio gli operatori di questo territorio che vogliono continuare a coltivare la speranza su quest'area. Ripeto, nessun trionfalismo, ma in un momento in cui per le emergenze, tante emergenze ereditate, anche in Calabria c'è una diminuzione dell'indice di gradimento nei confronti dei politici e nei confronti soprattutto della regione, la regione ha dato una risposta. In quest'area circa 15 milioni, in Calabria circa 400 milioni di euro, ed è giusto che oggi, da oggi in poi, i sindaci, i comuni, le istituzioni locali che sono state protagoniste nella fase della progettazione ridiventino protagoniste, accelerando la spesa e accelerando la fase della immediata realizzazione. Il cronoprogramma del predisposto dall'assessorato regionale prevede dei tempi molto serrati e prevede in particolare che entro giugno 2015 i cantieri siano addirittura chiusi. Pertanto io credo che questo momento vada sottolineato con estremo favore. I PIS finanziati sono in questo momento due, ma aspettiamo anche quello dei Borghi d'Eccellenza, aspettiamo anche quello dello Spopolamento. C'è il PIS Turismo, Sibaris Terra d'Incanto, che darà 5 milioni e 600 mila ai comuni e 3 milioni e 750 in regime d'aiuto agli imprenditori. E c'è il PIS Qualità della Vita, il cui comune capofila era Roseto Capospulico, per il PIS Turismo il comune capofila era Cassano Ionio, che darà il PIS Qualità della Vita 2.410.000 ai comuni dell'area. I comuni finanziati sono Albidone per 500.000 euro, Monte Giordano per 500.000 euro, Rocca Imperiale per 500.000 euro, Villa Piana per 500.000 euro, Cassano per 400.000 euro per la realizzazione del Parco Culturale della Sibaritide, Cassano per 300.000 euro per le azioni di informazione e sensibilizzazione per garantire l'applicazione dei principi di sostenibilità alle imprese locali, Cassano per 1.900.000 per interventi per riqualificazione e valorizzazione di aree territoriali maggiormente interessate da flussi turistici. In poche parole,
noi l'anno scorso puntammo fortemente su Marina di Sibari, cerchiare di Calabria per 1 milione di euro. E così ancora, per la qualità della vita, Roseto Capospulico per 478 mila euro, Oriolo per 665 mila euro, San Lorenzo Bellizzi per 375 mila euro, Nocara per 380 mila euro, Amendolara per 511 mila euro. In poche parole, investimenti per svariati milioni di euro. Per Cassano, io lo scorso anno ero sindaco di Cassano, si trattano, voglio ribadire, non di 9 milioni 350 che sono per tutta l'area, ma di 1 milione 9 che sarà destinato agli interventi materiali su Marina di Sibari per la realizzazione di interventi tra i quali una pista ciclabile e anche dei sottoservizi, e altri 700 mila euro di natura immateriale. Io credo, Giacomo, che noi abbiamo col nostro impegno, con la nostra sinergia, con l'aiuto dato anche da chi sta guidando la regione in questo momento, te come assessore, tu come assessore e Giuseppe Scopelliti come presidente, abbiamo reso un servizio al territorio. Ripeto, nessun trionfalismo e nessuna voglia nemmeno di mettere il cappello, ma semplicemente l'idea di comunicare con istituzioni che si sono parlate, lo hanno fatto da tempo e lo stanno continuando a fare, tra istituzioni che hanno collaborato, tra istituzioni che hanno deciso di lavorare in sinergia, ognuno ha portato un risultato alla propria comunità. Nulla di straordinario, ma un servizio che credo insieme abbiamo reso, ed è per questo che io voglio ringraziarvi tutti quanti. L'anno scorso ero sindaco, oggi sono... non sono più sindaco, ma sono consigliere regionale di quest'area. Un ringraziamento a voi come sindaci. So che cosa significa essere sindaco e quali sacrifici un sindaco compie. Saluto il sindaco di Cassano che ho visto, intravisto in fondo, lo invito a venire avanti, a sedersi qui avanti. So cosa significa essere sindaco e quali sacrifici questo comporti. Ed è pertanto giusto che la Regione, attraverso l'erogazione di fondi comunitari, dia una risposta a chi lavora in trincea come i primi cittadini. Pertanto, Giacomo, voglio ringraziare te per aver dato attenzione di natura politica a quest'area. Ti chiedo per il futuro, come assessore alla programmazione, di continuare a dare attenzione a questa come ad altre aree della nostra provincia, colmando la piccola lacuna per Francavilla e Trevisacce, ma soprattutto per il futuro investendo anche sui progetti come quello dei borghi di eccellenza, che risulta essere il primo dei non finanziati, ma che tu mi dicevi prima in un orecchio, beh, significa essere primo dei non eletti, significa di fatto essere finanziati, ma credo che questo lo debba dire tu con maggiore cognizione di causa. Pertanto grazie veramente anche per questa serata di partecipazione istituzionale, di sinergia istituzionale ai vari livelli. Grazie. Do la parola a Giacomo Mancini. Grazie, grazie veramente di cuore per l'accoglienza e per i ringraziamenti. Penso di averne ricevuti troppi e forse ben al di là dei miei meriti. Quando uno riceve ringraziamenti deve anche avere la capacità, diciamo, di rivolgerli agli altri. In primis mi sia consentito di ringraziare di cuore coloro i quali mi hanno invitato qui. Ringrazio Mimmo Lione, presidente delle Terme, ringrazio, diciamo, il gruppo dirigente dell'UDC di Cassano, diciamo, di questo vasto territorio che è presente e che saluto veramente di cuore. Consentitemi poi di ringraziare con viva amicizia l'onorevole Gianluca Gallo, che ha voluto fortemente, diciamo, questo incontro, questa manifestazione, e che ha un merito che voglio qui sottolineare, che è quello di aver tra i primi e più degli altri capito fin da subito, fin da quando l'intera amministrazione guidata dal governatore Scopelliti
tecnici del Dipartimento Programmazione e la mia modesta persona hanno pensato di investire su questo percorso che si chiama PISL, un acronimo che ormai è diventato per gli amministratori ma anche per i cittadini un acronimo a volte un po' storpiato, però sempre utilizzato in tanti discorsi, in tanti ragionamenti, che ci ha consentito di dare, di offrire al territorio calabrese 350 milioni di euro, che sono 700 miliardi di vecchie lire, una cifra mostro. Mi fa piacere che sia stato ricordato. Io adesso non so se nella storia dei tempi, certamente rispetto alla programmazione comunitaria, è il bando più importante di questa nostra amministrazione. Mancano ancora 2 anni e mezzo, diciamo, per il responso poi popolare sul nostro lavoro, però non penso che in questi 2 anni e mezzo faremo un bando così cospicuo, diciamo, dal punto di vista economico e finanziario, così importante rispetto ai finanziamenti, ai risvolti positivi che darà sul territorio. Quindi ecco, grazie a tutti quanti voi, ma un grazie ancora più sentito ai veri protagonisti del successo della programmazione integrata e dei PISL. I veri protagonisti sono gli amministratori che sono qui presenti, non li saluto tutti, non, diciamo, li cito tutti, però, come dire, voi siete venuti qui a ringraziare me, ma io vi consiglio e consiglio alla platea di fare un grande applauso ai sindaci, perché hanno veduto, diciamo, seguendo anche in questo territorio le indicazioni di Gianluca, confrontandosi con tutti quanti noi, scontrandosi anche con procedure complesse e complicate. Vedete, ha ragione chi è intervenuto dicendo magari mi potessi in qualche modo arrogare il diritto di dire tu sì, tu no, a te 10, a te 100, a te 1000. Non rientra nella mia cultura, diciamo, nella mia formazione di fare amministrazione. E qui la partita è stata molto complessa, molto complicata, perché le procedure erano complesse ed erano complicate. Io sono molto orgoglioso di aver chiuso questa procedura in meno di 22 mesi, in un tempo compatibile con la tempistica dettataci dall'Unione Europea. In solo 22 mesi abbiamo tirato fuori dal cassetto questa procedura, l'abbiamo discussa col cosiddetto partenariato istituzionale ed economico e sociale, lo abbiamo in qualche modo definita con gli uffici, con i vari dipartimenti regionali. Voi sapete la burocrazia quanto sia complessa e quanto rappresenti un osso duro. Abbiamo pubblicato il bando e poi forse un merito, qui me lo prendo, diciamo, che quello poi, e mi fa piacere che sia stato colto, sia stato anche sottolineato, di aver girato palmo a palmo il territorio regionale per dire ai nostri concittadini e soprattutto ai rappresentanti delle comunità locali che questa programmazione integrata poteva rappresentare una grande opportunità da non farsi sfuggire. E oggettivamente la Calabria e i calabresi questa opportunità non se la sono fatta sfuggire. In Calabria ci sono 409 comuni, 402 hanno partecipato a questa procedura, della quale, diciamo, una grande parte, 350 milioni di euro, è stata ormai definita. Un'altra parte, che sono 56 milioni di euro, 54 e qualcosa, che riguardano gli interventi ai quali il sindaco di Varese sembra abbia rinunciato, no. dello spopolamento e quello delle minoranze linguistiche, che saranno definiti, mi auguro, diciamo, prima della pausa natalizia. Quindi è stato fatto un lavoro egregio, un lavoro importante, un lavoro corale, il cui merito, ecco, sta, diciamo, soprattutto alle amministrazioni che hanno creduto in questo,
hanno creduto in questo percorso, sapendo che ormai la stagione del finanziamento diretto non c'è più, perché non ci sono le risorse, oltre che perché non c'è più quell'approccio, sapendo che la stagione del finanziamento a pioggia, e mo ci vuole, non c'è più, e hanno, come dire, deciso di investire il tempo, il lavoro, la fatica in questo percorso. Ne siamo venuti a capo, abbiamo dato risposte a e premiato 72 PISL, 72 idee progettuali in questo territorio, ecco, perché qui diciamo hanno vinto due PISL, quello che ha come capofila Cassano rispetto alla linea del turismo, e poi c'è il PISL della qualità della vita che ha come capofila il comune di Roseto. Sono risposte importanti, 9,3 milioni quello che è a capofila Cassano, 2,5 milioni se non ricordo male quello della qualità della vita che ha comune, come comune capofila Roseto. Oggi, come dire, ci siamo ringraziati vicendevolmente, però non è arrivato il momento di sedersi, perché è vero che abbiamo fatto bene ed è vero che ci possiamo rallegrare, però dobbiamo fin da subito rimboccarci le maniche, perché poi io, come Gianluca, come ancora di più i tanti amministratori, ringrazio il sindaco di Cassano Gianni Papasso per le belle parole, per gli apprezzamenti, però tutti quanti noi sappiamo perfettamente come ai cittadini non interessano tanto i numeri, tanto le declinazioni degli interventi, interessano unicamente i fatti, interessano unicamente che, diciamo, la scritta qui si tramuti in nuova opera, in nuovo servizio, in nuovo incentivo alle imprese. Ecco, mi fa piacere che tra tutti Gianluca, l'onorevole Gallo, abbia sottolineato con la capacità che gli è propria l'importanza degli interventi, degli aiuti, dei cosiddetti aiuti. Quella è una partita molto importante, 3,7 milioni per questo PISL. Insomma, non sono bruscolini, significa mettere in moto, rimettere in moto un'economia, dare aiuto agli investitori, dare linfa alle imprese col meccanismo tecnico che non vi sto qui, diciamo, a intrattenere, che vi risparmio, posso rappresentare un volano per, diciamo, buttare, mettere sul territorio altrettanto risorse, quindi quei 3,7 milioni si possono addirittura anche raddoppiare. Insomma, sono risposte importanti, e però perché queste risposte si tramutino in tempi rapidi in realizzazioni, occorre che fin da subito insieme ci rimbocchiamo le maniche. E il grande lavoro oggi, cari amici amministratori, cari amici sindaci, cari amici assessori, sono veramente contento di ritrovarvi in tanti qui e vi ringrazio, diciamo, anch'io per la presenza, per aver, diciamo, risposto positivamente all'invito di Gianluca, dell'onorevole Gallo. Ecco, abbiamo fatto un grande lavoro, non è arrivato il momento di fermarci. Ci dobbiamo, e vi dovete ancora di più voi, rimboccare le maniche, perché dobbiamo arrivare entro dicembre del 2013 agli impegni giuridicamente vincolanti, che in termini molto semplici significa che bisogna fare gli appalti, quindi bisogna in qualche modo che insieme tutti quanti, diciamo, acceleriamo ancora di più e spingiamo il piede sull'acceleratore. E ancora entro il 2015 dobbiamo arrivare a spendere le risorse. Noi, tutta l'amministrazione, anche qui, diciamo, ecco, ci sono tanti dirigenti di partito, quindi io sono un dirigente di partito, sono un amministratore, e però, ecco, anche qui l'intendimento che si è data l'amministrazione guidata dal governatore Scopelli è stata quella di premiare i migliori.
qui è questo, non ci è interessato se Tizio era del PDL, Caio dell'UDC, Sempronio del PD, anzi mi fa piacere che siano intervenuti autorevoli esponenti del Partito Democratico che abbiano, diciamo, sottolineato la positività dell'operazione. E quindi, insomma, questo rappresenta un elemento, diciamo, di garanzia sul metodo che abbiamo seguito. Noi abbiamo in tutta la Calabria, da nord a sud, ci siamo fatti ispirare dalla volontà di premiare i migliori, avendo come volontà quella di tradurre, diciamo, in fatto concreto e fatto di governo lo slogan che noi politici molto spesso, quando saliamo sul palco nelle campagne elettorali, declamiamo, però non sempre abbiamo avuto la capacità o abbiamo la capacità di praticare. Ecco, noi questa volta, e non soltanto questa volta, la nostra amministrazione, per impulso del governatore Scopelliti, l'ha voluto fare: premiare i migliori. C'è stata una risposta corale, tanti sono entrati e io sono contento per loro. Poi magari qualcuno voleva entrare un po' di più, però diciamo c'è una valutazione asettica rispetto agli interventi. Qualcuno è rimasto fuori. Anche qui io ritengo, anche perché diciamo il nostro interlocutore non è, si diceva, viviamo un momento difficile, l'antipolitica, il populismo, il nostro interlocutore non è l'altra parte o il ceto politico, il nostro interlocutore sono i cittadini. Ecco perché a le comunità che non sono comprese nel finanziamento, io dico, e in questa occasione non sono state fatte, perché se poi voi vedete che, diciamo, io e i miei collaboratori hanno fatto una rassegna, diciamo, degli articoli usciti, saranno più di 500 articoli, 3-4 sono un po' polemici, diciamo, in tutta la Calabria, come dire, è un elemento per il quale essere contenti e essere soddisfatti. Però, ecco, non è il momento della polemica, è il momento di rimboccarsi le maniche, perché, lo ha detto Gianluca, lo voglio ripetere io, siccome siamo amici, ecco, lo chiamo Gianluca, mi scuso, l'onorevole Gallo, diciamo, l'onorevole Gallo ha sottolineato, c'è una risposta immediata per chi è stato finanziato, ci sarà una risposta, diciamo, anche a chi al momento non ce l'ha fatta. L'altro giorno, alla prima conferenza di attuazione che ha convocato il governatore Scopelliti, noi abbiamo approvato la graduatoria venerdì 19, immediatamente, anche per dare proprio nei fatti concreti il segnale della trasparenza, abbiamo dato comunicazione ai sindaci. Il 22, cioè il lunedì dopo, Scopelliti ha convocato tutti gli amministratori beneficiari del finanziamento a Lamezia, ha dato delle indicazioni concrete e questo vi voglio raccontare. Lì c'era presente il dirigente più importante, la dirigente più importante, si chiama Sabina De Luca, del Ministero dello Sviluppo e della Coesione. E il ministro è Barca, Fabrizio Barca. Lì c'era il dirigente che, insomma, voi sapete che quei dirigenti hanno un ruolo molto importante, dai comuni alle regioni, figurarsi nei ministeri, che era venuta la mattina per parlare insieme al governatore, insieme a me, insieme ai tecnici, per definire un po' l'utilizzo delle risorse comunitarie. E noi abbiamo molto parlato dei PISL, della partecipazione che c'era stata a questo percorso, a questa procedura, a questa iniziativa. E come molto spesso fanno i burocrati, ma lo dico in positivo, l'espressione burocrate, che vengono da Roma, insomma, storcevo un po' il naso, perché guardi, siccome facciamo questa conferenza, venga anche lei. È rimasta a bocca aperta a vedere una platea così grande, così, una partecipazione così estesa, una presenza così numerosa, e è rimasta a bocca aperta a sentire, diciamo, l'attesa che c'era nei confronti di questa procedura, per chi era entrato e anche per chi in quel momento non era entrato. E quindi anche quello è stato il momento per, diciamo,
insistere rispetto all'idea che noi abbiamo avuto fin da subito, cioè quella di fare in modo che il successo del PISL, dei PISL, non sia soltanto per chi ha acquisito il finanziamento, ma anche per chi, pur in questa fase, ne è stato, diciamo, escluso, come dire, al quale bisogna riconoscere il grande lavoro fatto. Perché quando una comunità decide, e voi lo sapete, la Calabria com'è, è una terra dei campanili, una terra delle divisioni, una terra nelle quali con la comunità a fianco molto spesso non si parla, diciamo, a tutti i livelli. Io vengo da Cosenza, sapete, diciamo, quale rivalità ci sia tra, diciamo, i comuni dell'area urbana cosentina, ed è una rivalità sbagliata. E questo meccanismo ha messo in moto un processo di unione di intenti, di unità di intenti, che ha consentito a tutti, anche a quelli esclusi dal finanziamento, di presentare una progettualità che rappresenta un valore aggiunto e che combinazione risponde a quell'esigenza dell'Unione Europea di avere delle progettualità integrate. Ebbene, rispetto a questo, diciamo, percorso, il dirigente, la dirigente, il capo del Dipartimento del Ministero della Coesione, dello Sviluppo e della Coesione di Roma ha detto: dobbiamo insieme trovare il modo per finanziare sia in una fase immediatamente, diciamo, prossima, sia in una fase della nuova programmazione, che la nuova programmazione però, capite bene, non inizia fra 10 anni, inizia nel 2013, perché già nel 2013, e quindi noi ci troveremo nella possibilità di poter dare risposte anche a chi in questa prima fase non c'è. Qui non bisogna, citando qualcuno, non bisogna augurare né la morte né l'arresto di nessuno. Bisogna al contrario continuare a lavorare tutti quanti insieme, chi è dentro e anche chi è fuori. Bisogna andare avanti con le procedure, bisogna andare avanti con le gare d'appalto, bisogna andare avanti con la fine della la definizione delle progettualità, perché possiamo veramente dare una risposta importante ai nostri concittadini. Ecco, io sono onorato di essere qui e vi ringrazio. Sarò felice di, come dire, rispondere positivamente a tutti gli inviti che mi proverranno da tutti i comuni, da tutti i territori e da tutti i sindaci. È il mio dovere, ci mancherebbe altro, è il mio dovere, perché ho percezione, come ce l'ha il governatore Scopelliti, come ce l'ha l'onorevole Gallo, che questo è il momento veramente di impegnarsi a fondo, perché viviamo in una crisi drammatica, viviamo in una crisi difficile, e quindi il territorio si aspetta e la comunità, i cittadini si aspettano da chi li governa risposte. Purtroppo il panorama, diciamo, della politica, quando si vede ai livelli nazionali, a tanti scandali, a tanti comportamenti negativi, risposte positive non sempre dà. Questa volta, anche questa volta, consentitemi, la nostra amministrazione ha saputo fare qualcosa di positivo. Ecco, io sono qui per farvi i complimenti, per ringraziarvi tutti e per dirvi grazie per quello che avete fatto, ma anche per dirvi: acceleriamo insieme, rimbocchiamoci le maniche insieme per veramente lasciare ai nostri concittadini il frutto del nostro lavoro e per fare in modo che questi numeri presto si tramontino in opere, in servizi e in nuove opportunità per i calabresi. Grazie.